Alright guys, good news and bad news. We got Everett as our insider, but he'll bail if we won't subscribe. So, guys, the subscription button! Go get it! E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, vi eh, ritorno dalle vacanze, volevo portarvi un video eh, su una rapina molto speciale per me e anche per i TR eh, Golden Green Casino, Golden Green Casino è ufficialmente la mia mappa preferita, ma penso sia la preferita anche di molti altri TR Se avete presente le, le vecchie scorribande di qualche anno fa, eh, andate a rivederle comunque se non avete viste Entriamo da civili, la nostra, il nostro equipaggiamento, il nostro gear si trova dentro la custodia della chitarra. Eh, lo prendiamo e prendiamo, se abbiamo la possibilità come me, eh, senza mettere la maschera, anche il gas sopporifero che andremo a usare nelle fasi finali della mappa. Eh, se non avete la possibilità mettetevi la maschera e prendetelo, tanto lì ci sono soltanto una o due guardie a a controllare l'entrata barra uscita dal casino io intanto vi faccio vedere che mi sono portato anche le mine eh, rilevatrici di movimento eh, delle guardie così posso vedere dove sono e cosa stanno facendo per un eh, breve lasso di tempo eh, nel momento in cui io non sono in quella parte di mappa comunque ci sono un po' di cose da fare nel casino cioè allora, la prima cosa da fare secondo me è andare nella server room e prendere la pennetta USB che ho appena preso, quella a forma di fish, quella di, a forma di moneta di gioco, diciamo. E seguire le indicazioni di Bane. Ehm, se poi riuscite a fare altre cose prima, eh, fatelo pure, la mia è solamente questione di eh, organizzazione mentale. Eh, seconda, eh, ci sono due filoni, uno in cui Bane vi dice cosa fare, e l'altro eh, in cui vi dico cosa fare io, perché secondo me è la cosa più facile. Trovare i tre numeri che servono ad aprire la cassaforte. E sono tre: eh, di tre colori diversi, blu, verde e rosso. Quello blu, vi ho fatto vedere adesso dove si trova: nell'ufficio del, del direttore, eh, dietro il quadro, eh, dentro la cassaforte. Quindi tenetevi a mente questa cosa. Io intanto qua devo prendere eh, il blueprint, cioè la piantina eh, che serve a Bane eh, per scannerizzare dove andare a posizionare il gas che abbiamo preso ovviamente a inizio rapina. Eh, per fare fuori le telecamere. Perché? Perché la stanza delle telecamere. Eh, diciamo che. È, mh, Piena di guardie e di telecamere, appunto. Per farla fuori, bisognerà eh, usare il, il gas soporifero attraverso la stanza, in questo caso in questo mio caso, la stanza 102. Eh, ho inviato ovviamente il blueprint a Bane tramite la stampante barra fax, e adesso andiamo a vedere eh, dov'è il numero verde. Il verde ovviamente si trova dentro eh, la locker room, cioè questa qua, la stanza degli armadietti. Eh, dovete aprire ovviamente tutti gli armadietti che riuscite a, a vedere per trovare il numero. Quindi abbiamo numero blu 6, numero verde 5. Ci manca il primo della serie, cioè il rosso. Il rosso di solito si trova o nella stanza in cui sto andando adesso, e che vi farò vedere, oppure eh, in altre zone, ne, le zone sono praticamente i balconi al primo piano. Vi consiglio di usare la risorsa eh, Earthbreaker Annie, cioè eh, Annie ruba cuori o spezza cuori, eh, praticamente perché? Perché il direttore del casino eh, vorrà stare vicino a questa persona. E eh, lascerà la valigetta con il numero rosso eh, in questa stanza dove sto aprendo adesso. Quindi, se usate questa risorsa, saprete eh, sicuramente che questo numero rosso è in questa stanza, in questo caso è lo 0. Quindi, 056 dovrebbe essere il codice perché l'ordine è rosso, verde, blu. Comunque. In questa stanza che è la reception vado a mettere la pennetta USB che ho preso a inizio mappa, che eh, adesso è vuota, però in questo momento sta caricando i dati della ehm, guest list, praticamente i dati degli ospiti del casino, per vedere chi ha eh, la tessera magnetica per entrare nella stanza 102 che poi serve a eh, far fuori le telecamere. Non sono, cioè, sembrano tante cose, ragazzi, ma se uno le fa eh, per, per un po' di tempo vengono veramente veloci e naturali. Cheat no a Levenstein, per chi lo conosce. Comunque, i tre numeri li ho trovati. Eh, la guest list è stata caricata sulla pennetta. Non ci resta che andare verso la, la server room e eh, far vedere a Bane chi ha la testa magnetica per la stanza 102. Eh, le possibilità sono due: o un signore, eh, un uomo con la camicia eh, bianca o una, un uomo con la camicia viola. Eh, L'uomo con la camicia viola si troverà eh, rispetto all'entrata dal casino dove esponiamo a sinistra. Invece chi ha eh, la camicia bianca si troverà a destra. In questo caso. Ehm, mi troverò davanti l'uomo con la camicia bianca e non l'uomo con la camicia viola, ma cambia solamente ragazzi, solamente l'ubicazione, quindi dove si trova eh, l'uomo o comunque ehm, il civile da uccidere, ammanettare o, o come volete voi, perché? Perché quest'uomo adesso apparirà sullo schermo sta bevendo una bevanda una bevanda con una diciamo non con la colorazione proprio della bevanda ma del, della bottiglia noi dobbiamo trovare una bottiglia identica a quella che sta bevendo per non avvelenarlo però comunque dargli una purga e farlo andare in bagno in, in poche parole e o, o o in bagno o ehm, nel giardino. Diciamo, il bagno è il posto più auspicabile perché non ci sono guardie ed è più sicuro. Il giardino dobbiamo aspettare che le guardie se ne vadano. In ogni caso, eh, una volta che ci troveremo soli con quest'uomo o questi uomini, ehm, riusciremo a o legarli o ucciderli per prendere ovviamente eh, la tessera magnetica. Adesso... Eh, vediamo un attimo che situazione c'è per quanto riguarda le guardie. Però, ovviamente l'uomo viene contraddistinto. E vediamo che la bottiglia, che è quella che mette a fianco la slot machine, è verde eh, dove si trovano le, ehm, le bottiglie. Le bottiglie si trovano ovviamente nei bar. I bar eh, si trova sono tre si trova o nella stanza in cui trovate il numero rosso che vi ho fatto vedere adesso. E eh, la, la bottiglia verde lì non c'è, se no la possiamo trovare ehm, sopra, in, cioè sui due balconi, eh, che adesso vi faccio vedere comunque perché la bottiglia verde è lì. E eh, dovete prendere la bottiglia e eh, diciamo posarla vicino a dove è eh, l'uomo da avvelenare, anche se avvelenare non è. E basta aspettare che lui beva, eccola qua la bottiglia verde: eh, aspettare che lui beva e che o vada in bagno o in giardino. Ovviamente, occhio, ragazzi, quando siete sul balcone o comunque al piano superiore, perché vi possono vedere da giù e, ovviamente, dallo stesso piano, perché è pieno di civili e guardie. Ora dobbiamo andare solamente a vedere come riuscire a dargli questa bevanda intanto avete visto che l'uomo si è spostato perché Bane l'ha fatto spostare gli ha fatto arrivare una telefonata eh, anonima che lo ha distratto l'ha fatto andare via però adesso è tornato sta bevendo infatti eh, Bane dice take a long drink Paul nice long drink Paul e, e niente quindi dobbiamo aspettare che eh, Bane ci dia l'ok okay. ecco qua per esempio il mio stavolta è entrato in bagno, lo uccido perché non cioè, voglio fare le cose in fretta, prendo la tessera magnetica, metto ovviamente il, il corpo morto, quindi la body bag, dentro un bagno, e vado a vedere dov'è la stanza 102. Perché? Perché ovviamente il filone del gas soporifero porta ovviamente a questo punto. Ho oh, la tessera magnetica della stanza 102. Bane mi ha detto che devo mettere il gas soporifero proprio dentro la ventola della stanza 102 e andiamo alla ricerca della stanza 102. Eh, ovviamente mh, può essere o da questa parte del casino, la stanza ovviamente, oppure dall'altra parte, eh, le stanze sono completamente identiche. Finalmente riusciamo a mettere il gas purifero dentro eh, la stanza 102 e quindi attraverso eh, l'impianto da reazione eh, direttamente nella security room. Nella security room tutti stanno dormendo, non sono morti, eh, infatti non bisogna rispondere a certe persone, anche se eh, questo è un po' stato un, un errore da parte dell'overkill perché... Non sono solo quelli del cerca del, della stanza delle telecamere a vedere qual è il cerca persone da rispondere, eccetera. Però, vabbè, è stato, diciamo, un, una poca accortezza nel lontano 2015. In ogni caso, fate attenzione alle guardie che eh, arrivano ovviamente da questa parte del, del casino, della mappa. Scendiamo e per andare al XIAVOO però ci sono dei laser. Qua intanto, vi faccio vedere che ci sono un sacco di guardie addormentate. L'unico computer per disattivare i laser è quello che vi ho fatto vedere in questo momento. Vedete che anche sopra la porta c'era una telecamera. È proprio pieno pieno di guardie. E, e niente, dobbiamo solamente aspettare che il computer disabiliti eh, la eh, diciamo la cortina di laser che c'è davanti al cavò. Una volta dentro il cavò, dovremo. Ovviamente mettere un trapano, <ride> perché non, eh, non era ancora stato messo un trapano e l'overkill aveva proprio bisogno, per arrivare al bottino eh, della missione, il, diciamo il bottino principale, perché poi vi farò vedere tra poco, il bottino secondario della missione è veramente tanto. Eh, ci sono tante borse di soldi, eh, che però ovviamente io in questa missione non prenderò perché... Eh, mi sembra eh, superfluo e, e inutile perderei un sacco di tempo senza ricavarne niente perché alla fine ho un sacco di soldi avanzati ovviamente ben ci dice la combinazione però se noi ce la ricordiamo facciamo prima <coughs> come vi ho detto prima era 056 rosso verde blu qui dove è scritto private ehm, c'è il bottino del dentista quello che dobbiamo in realtà rubare noi come bottino principale però qua vi faccio vedere che ci sono un sacco ma un sacco ma un sacco eh, di borse di soldi guardate qua qui in realtà ragazzi se la fate in stealth eh, diciamo ci impiegate un po eh, se la fate in loud con una squadra organizzata ci impiegate un po' di meno eh, anche perché poi eh, hanno messo il carrello elevatore dove c'è la scala. Quindi, se piazzate tutte le borse lì e poi le, le fate salire eh, è più facile. Qua l'ultima sfida diciamo è mm, un'altra cortina di laser che, però, sono abbastanza lenti e capibili. Potete passare sotto o anche sopra, vi consiglio sotto quando non ci sono più ovviamente le, le linee dei laser qui ragazzi la missione è finita eh, dovete solamente fare attenzione al, alle guardie che vi capitano eh, vicine nel momento in cui state andando alla fuga però ragazzi io anche questa missione ve l'ho portata per l'ennesima volta in one down eh, sentenza di morte ultima chance o come volete spero che vi sia piaciuta, spero che abbiate capito qualcosa in più rispetto magari a quando la fate da soli o con i vostri amici eh, io sono sempre qui per aiutarvi e niente, eh, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi vi ricordo che state guardando uno youtuber o heister approvato direttamente dall'overkill ciao a tutti ragazzi, grazie Grazie mille per aver visto il video ragazzi, spero che mettiate mi piace, che commentiate e che vi iscriviate attivando ovviamente la campanella. Spero di rivedervi presto, intanto magari guardatevi questi video e continuate a rapinare, mi raccomando. Ciao da Everett!